Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dall'intro, oggi parliamo di Insta360, o meglio di Insta360 One Air. Questa action cam che ritengo la numero uno delle action cam, almeno ad oggi lo è sicuramente, perché è davvero polivalente, nel senso che la si può utilizzare in qualsiasi situazione e con più modi di utilizzo, quindi la rende davvero numero uno sia per qualità, per stabilizzazione e soprattutto per un utilizzo davvero infinito. Come sapete, con l'uscita di GoPro Hero 9, GoPro ha mandato ai youtuber quelli più famosi, quelli più importanti, ovviamente il prodotto, cioè GoPro Hero 9 da recensire, e insieme ha mandato una macchinina radiocomandata colorata con le decal GoPro, con appunto un aggancio GoPro sopra, per poter provare la stabilizzazione anche su una macchinina radiocomandata, per dare appunto l'idea di quanto sia o meno valida la stabilizzazione di GoPro. Ovviamente GoPro a me non l'ha mandata né l'action cam né la macchinina. Allora io, essendo possessore di Insta360 One Air, che ho acquistato circa 5 mesi fa, quindi mi sono fatto il mio twin arm con le decal Insta360, giusto per non rimanere indietro rispetto a GoPro. Allora, io è da circa 5 mesi che utilizzo Insta360 One Air. Come vi ho detto prima, l'ho acquistata su Amazon circa 5 mesi fa, non l'ho mai recensita, ho sempre portata sul canale con tanti video, in tante situazioni, sulla bicicletta, su questa auto qua radiocomandata, come intro in tanti video, cioè l'ho usata in parecchi video, l'ho portata sul canale in tante situazioni, l'ho fatta vedere come funzionava con l'Apple Watch, ma non l'ho mai recensita direttamente, perché essendo un prodotto nuovo, aspettavo, a me piace recensirli quando sono stati già sviluppati dal punto di vista firmware. Infatti questa action cam, da quando è uscita, ha fatto tanti aggiornamenti firmware, fino all'ultimo aggiornamento davvero importante, che gli ha fatto fare un salto in avanti davvero importante. Quindi adesso, secondo me, dopo 5 mesi di utilizzo, posso dire cosa ne penso, appunto perché l'ho utilizzata tanto e anche perché è stata sviluppata da renderla molto più performante, ovviamente, rispetto all'inizio. Poi, essendo un prodotto completamente innovativo in tutto, perché comunque lo sapete che è completamente scomponibile, potete acquistare tutti i moduli a parte, quindi essendo proprio un prodotto innovativo, era giusto aspettare che fosse sviluppata dal punto di vista firmware. Allora, adesso andiamo a guardare da vicino. Ovviamente non è un paragone con GoPro, che non ho, perché io ho solo una Insta360, ma qua è proprio un mio giudizio e un mio spiegarvi come è funzionale e come funziona questa action cam. Allora, il video che state vedendo è quello che avevo fatto con questo twin hammer, quindi con la macchinina RC, non era ancora colorata Insta360. I prossimi che farò li farò con la macchinina colorata Insta360, e questo era il video che avevo fatto col modulo a 360 gradi e con il modulo 4K, ok? Entrambi ottimi. Il modulo 360, che è quello che c'è installato qua sopra, al momento fantastico, perché Insta360 ovviamente numero uno nelle action cam 360 gradi, sia per la qualità che per la gestione del file, nel senso che quando noi abbiamo generato il file, o meglio abbiamo registrato il file, quel file lo potremo elaborare con l'applicazione che si chiama Insta360 per Android o per iOS, e lì possiamo fare tutto, mettergli gli effetti, fare taglia, cuci, inquadrature che vogliamo, perché è come avere praticamente telecamere a 360 gradi, quindi potremmo scegliere noi con quale telecamera essere inquadrati in quel momento, ed è una cosa incredibile perché si fa in maniera super facile con l'applicazione, quindi davvero incredibile. E poi tutti gli effetti che sapete di Insta360, che sono questi che state vedendo, che sono questi effetti che seguendo i semplici passaggi suggeriti dall'applicazione vi permette appunto di creare questi effetti che sono strepitosi, soprattutto da condividere nei vari social, ma poi si fanno con una semplicità incredibile, ed è quello il bello di Insta360. E poi abbiamo l'applicazione per PC o Mac per gestire i file, perché ovviamente i file a 360 gradi non sono gestibili direttamente dai software che usiamo normalmente per fare editing video, quindi avremo il suo software che si chiama Insta360 Studio, che vi permette di gestire il file andando a modificare le opzioni, perché comunque noi creeremo un file grezzo, o meglio la fotocamera creerà un file grezzo, e poi in post produzione, cioè con questo software, potremo andare a gestire i parametri del video che abbiamo registrato, quindi
a gestire appunto se abbiamo montato le lenti protettive tipo queste, per intenderci, perché io quando l'ho usato sul Twin Hammer ovviamente ho montato queste lenti protettive, perché nel caso la macchina si fosse capottata, perché l'ho usata appunto in una situazione abbastanza estrema, contro sassi, terra, via dicendo. Rovinare un modulo a 360 gradi ti fa venire davvero da piangere, quindi montando le lenti protettive, però ovviamente le lenti protettive vanno a creare un bordo nero intorno al modulo a 360 gradi che viene annullato appunto utilizzando il software per il telefono o il software per computer, attivando l'opzione che ci dà disponibile. E poi abbiamo un sacco di regolazioni, la qualità video che vogliamo esportare il video, cioè un sacco di cose che possiamo andare a decidere in post produzione con il modulo 360 gradi. Ma la stessa cosa succede con gli altri moduli, che sia con il modulo 4K classico, che sia con il modulo con il sensore da un pollice che registra fino a 5,3K, cioè quello che è in grado di fare GoPro. Qua lo abbiamo anche con Insta360, ma in più lo abbiamo con un sensore da un pollice, quindi una qualità video sicuramente migliore per la gestione della luce che entra appunto nel sensore. E anche con questi moduli potremo andare a fare le cose in post produzione. Non siamo obbligati, perché con questi moduli, come vedremo tra poco, possiamo registrare direttamente un file come siamo abituati con le normali action cam, però se vogliamo avere un qualcosa in più dobbiamo registrarlo nella versione gestibile dal software, che si chiama Pro. Con l'ultimo aggiornamento questa, diciamo, possibilità si chiama Pro. Attivando questa funzione, che come vi ho detto vedremo tra poco, prima di gestire il file con i nostri software di editing dovremo passare dal suo software. È un passaggio in più, quindi sicuramente a livello di tempo ci dà un impegno maggiore, ma si ha dei risultati secondo me spettacolari. Quindi io vi consiglio, se acquistate Insta360 con qualsiasi modulo, che sia questo o questo, con quello a 360 gradi siete obbligati ovviamente a passare dal suo software, però con questo modulo, se non avete fretta, ragazzi, fate sempre la versione Pro e poi passate al suo software, perché comunque vi dà un sacco di possibilità in post produzione, quindi non dovete scegliere praticamente niente prima, perché poi sceglierete dopo quando state guardando il video, ed è quello il bello, cioè potrete scegliere il campo visivo, quindi tra i vari campi visivi disponibili, essendo molto grandangolari, avremo la possibilità di avere un grandangolo esagerato e poi andando sempre più a restringerlo, però non siamo obbligati a sceglierlo prima, perché poi in post produzione con il suo software potremo già andare lì a dirgli quale vogliamo, ma guardando il video che stiamo appunto andando a modificare, ed è questa una cosa secondo me pazzesca. E ovviamente poi possiamo decidere l'esportazione video, con che qualità, con che bitrate, cioè c'è tante possibilità, se dagli una color correction che gli dà il software, quindi con un miglioramento dei colori dati dal software in automatico, potremo attivare anche quello dopo, cioè secondo me è una cosa che davvero gli dà un qualcosa in più, anche se ci dà un qualcosa in più a noi da fare, ma c'è un motivo che io ritengo valido dal punto di vista finale. Allora, adesso andiamo a guardarla un attimo nel suo menu, perché comunque è quello che alla fine non avevo ancora fatto, cioè parlare di come è il suo menu e della sua semplicità anche da quel punto di vista, perché ovviamente Insta360 One Air ha un display che possiamo decidere se ovviamente averlo frontale o posteriore. Basterà solo andare a girare il modulo e avremo il display frontale o posteriore. Ovviamente con la 360 non serve girare il modulo, perché basta girare l'action cam, perché comunque la lente c'è sia davanti che dietro dell'action cam. Questo ovviamente si fa con i moduli 4K o 5,3K col sensore da un pollice. Quindi supponiamo di andare a togliere il modulo da 360 gradi e andare a mettere il modulo 4K, che è un modulo classico, un modulo 4K fino a 60 fps, quindi con prestazioni non indifferenti, con un grandangolo che a me piace tanto perché è davvero molto ampio. E come vedete, in un attimo ho tolto un modulo e messo l'altro modulino, cioè in un secondo sono passato da 360 ad un modulo classico. Adesso l'action cam mi si è accesa perché ho schiacciato per sbaglio l'interruttore. Allora, come stavo dicendo prima, questo è un modulo classico che arriva fino a 4K a 60 fps, con la lente anteriore che possiamo andare a sostituire nel caso la dovessimo danneggiare, quindi anche questa è una cosa non da sottovalutare. E poi adesso ve la voglio far vedere appunto dal punto di vista del menu, perché è semplice, il display è piccolino ma ci permette di fare tutto quello che ci serve senza troppi sfronzoli, ma con le cose necessarie. Quindi la cosa bella è quella, l'unica cosa secondo me negativa è che non è in italiano il menu, però
talmente semplice che ci se la cava tranquillamente lo stesso. Allora, la schermata quando noi andiamo a registrare il video è questa, quindi davvero semplice. Il display è piccolo, ma davvero ci permette comunque di fare tutto in maniera davvero semplice. Allora, cliccando sul simbolino qua a sinistra, possiamo scegliere in maniera veloce su cosa passare, se fotocamera o macchina fotografica. Qua sotto invece diciamo i set che abbiamo noi preimpostato, quindi cliccando lì sappiamo che entriamo direttamente in una funzione, che sia macchina fotografica, HDR, che sia timelapse, che abbiamo preimpostato, quindi senza scorrere all'interno dei vari menu di fotocamera o videocamera. Allora, torniamo su videocamera. Qua abbiamo videocamera standard, poi abbiamo videocamera HDR, perché ovviamente abbiamo la possibilità anche dell'HDR, timelapse o time shift, che alla fine è un time che alla fine è un hyperlapse. Poi cliccando su fotocamera invece abbiamo foto standard, foto in HDR, foto burst, cioè foto a raffica, o anche qua foto con un intervallo di tempo, e poi abbiamo foto notturne, quindi lei diciamo si imposta con dei parametri per fare foto in modalità notturna. Quindi a questo punto torniamo fuori nel menu. Qua in basso a destra troviamo, vedete, 4K 16 noni. Qua è dove possiamo andare ad impostare quello che sono i parametri della qualità video della nostra Action Cam. Allora, vedete che abbiamo in alto Basic o Pro. Questo è quello che vi dicevo prima. Basic, lei genera un file MP4 con la stabilizzazione flow state, che è spettacolare, ragazzi. Vi ricordo che la stabilizzazione flow state di Insta360 è una cosa meravigliosa, come l'avete vista poi in tutti i miei video in cui ho portato comunque Insta 360, e qua possiamo scegliere la qualità video. Con Basic però abbiamo delle limitazioni. Abbiamo il file che è subito pronto all'utilizzo, quindi non dobbiamo passare per il suo software, ma abbiamo delle limitazioni. Vedete che il massimo è 4K 16 noni 30 fps, che è il massimo della risoluzione, poi possiamo andare a scendere. Se invece mettiamo Pro, che diciamo ci obbliga però al passaggio sul software dedicato, perché? Perché è sempre un file MP4 adesso, mentre prima era un file diciamo di proprietà, adesso invece è un file MP4, quindi è subito visibile lo stesso dal nostro computer, però non ha attivato le funzioni, quindi la stabilizzazione, le regolazioni, cioè tutto il campo visivo lo possiamo scegliere in post produzione. Quindi vedete che se io metto su Pro, a questo punto però posso andare a scegliere fino a 60 fps. Io ragazzi, comunque indipendentemente da questa cosa, vi consiglio sempre la funzione Pro. Poi se avete fretta fate quella Basic. Vedete che il menu è davvero davvero semplice. Poi in alto a destra abbiamo la carica della batteria, e in alto a sinistra i minuti disponibili di registrazione. Poi, andando a tirare una tendina verso il basso, da sopra verso il basso, abbiamo una schermata in cui ci permette di regolare la luminosità dello schermo, mettere in blocco lo schermo, vedete? In questo momento lo schermo è bloccato, quindi io devo fare così per sbloccarlo nel caso lo voglia bloccare. Poi abbiamo la possibilità di collegare gli AirPod. Avevo fatto un video in cui era possibile collegare le cuffiette di Apple per usarle come microfono esterno per questa fantastica Action Cam. E poi qua abbiamo la possibilità di andare a accendere o spegnere questo LED, che poi è il LED che ci permette di vedere la funzione in quel momento dell'Action Cam. Quindi però possiamo andare ad attivarlo o disattivarlo. Poi, andando a tirare la tendina verso sinistra, andiamo nella seconda schermata dove abbiamo la possibilità di attivare il reticolo, quindi quello che ci permette di avere le proporzioni del video che stiamo andando ad utilizzare. Poi abbiamo la possibilità di andare a ruotare lo schermo, quindi di dirgli se ruotarlo in maniera automatica, di averlo disattivato, di andare a noi a ruotare lo schermo. Quindi decidiamo noi in base a questa funzione. Qua i comandi vocali, che ovviamente però non ci sono in italiano, quindi li dobbiamo dire in inglese nel caso volessimo utilizzarli. E qua entriamo invece nel menu. Qua abbiamo un menu molto completo, anche se davvero semplice, che è una cosa che a me piace tanto, avere un menu davvero semplice. Quindi abbiamo, dopo andremo a vedere generali cosa contiene, quindi abbiamo Bluetooth e Remote, poi AirPod, come vi dicevo prima, per la possibilità di connettere le iPod, se le avete, a questa Action Cam per usarle come microfono. Poi lo spegnimento automatico dopo quanto, il controllo vocale, l'SD card,
card, prevedere la rimanenza e formattare le SD card, la riduzione del rumore quando c'è il vento, e qua troviamo video encoding. Vedete che abbiamo la possibilità di registrare video in due modalità, H265 e H264. Ovviamente io vi consiglio H265, però dovete ricordarvi che se usate la codifica H265, che è l'ultima arrivata, poi nel computer o Mac dovrete avere comunque un programma di editing video che sia in grado di gestire quella codifica. Però sicuramente la migliore è H265. H264 è andata bene fino adesso, ma però da un po' di tempo è stata comunque sorpassata da H265. Poi camera info, abbiamo le informazioni. Adesso volevo tornare sopra nel general e qua abbiamo delle altre funzioni. Qua abbiamo USB mode, cioè su che dispositivo andremo a collegare questa action cam, prop sound per i suoni dell'action cam. Poi abbiamo auto power off, cioè dopo quanto si deve spegnere, anti flicker, cioè gli hertz di aggiornamento che ha la fotocamera. Poi language per selezionare la lingua, però vabbè, abbiamo solo inglese o cinese. E poi abbiamo qua sotto la guida. Poi un'ultima cosa che mi è rimasta da farvi vedere è che tirando la tendina verso sinistra, quando siamo nella schermata principale, abbiamo le possibilità di regolazioni del video, o meglio video e foto. Quindi abbiamo possibilità di avere in automatico o di mettere le regolazioni in manuale. Quindi qua abbiamo possibilità anche di selezionare il campo visivo, vedete ultra wide, wide o linear o narrow. Ovviamente queste regolazioni, se le fate che utilizzate la funzione basic, dovete selezionare qua che campo visivo volete avere. Se invece utilizzate la versione pro, o meglio impostate l'utilizzo della funzione pro, potete farlo anche in post produzione. Quindi non vi interessa più che cosa andate a selezionare qua, quanto potete farlo anche dopo, che è una cosa che secondo me è davvero utile, perché decidere dopo il campo visivo quando avete davvero il video fatto è una cosa che non è per niente male. E qua, come vi ho detto prima, le varie regolazioni video dell'otturatore, del bianco e via dicendo. Quindi, ragazzi, avete visto che menu semplice che ha, non ha tanti sfronzoli, ma ha tutto quello che serve per rendere questa action cam davvero fantastica. Poi, come vi ho detto anche mentre stavo parlando prima, la stabilizzazione flow state, che è qualcosa di eccezionale. Infatti in tutti i miei video l'avete vista su questa macchinina, l'avete vista mentre camminavo nei vari vlog, l'avete vista sulla bicicletta, perché comunque quando ho fatto il video che ero in Trentino, che è questo che state guardando adesso, la stabilizzazione della bicicletta, tanta tanta roba. Poi dopo vi faccio vedere anche un accessorio per la bicicletta di Insta360 che secondo me è spettacolare, che non tanti considerano, ma secondo me è davvero utile per biciclette e moto, ma lo guardiamo tra poco. E poi ovviamente in tutto questo, ragazzi, è la possibilità del cambio di modulo e di avere un modulo come questo, che è il mio ultimo acquisto, perché io avevo acquistato la versione Twin Edition, che era questa versione con modulo 4K e modulo 360 gradi. Quindi questo kit è già che vi arriva già così, perché se no potete acquistare solo questo, quindi spendendo mi sembra intorno ai 340-350 euro avete questo, un modulo 4K classico, che comunque tanta roba, perché comunque 4K a 60 fps è davvero incredibile. Se no la versione Twin con già questo insieme, o acquistando tutto separatamente, cioè questo dopo o mai, cioè uno acquista solo questo, o se no acquistando già la versione solo 360, poi acquistando il modulo classico. Cioè davvero si può scegliere in qualsiasi soluzione, perché questa soluzione della scomponibilità vi permette davvero di acquistare dopo componenti che non avete acquistato prima, o che decidete dopo di acquistare quando potete farlo, anche per un discorso sicuramente economico. Allora, l'ultimo arrivato ovviamente è il modulo con sensore ad un pollice con lenti Leica, che è una cosa spettacolare, perché comunque è la vera alternativa a GoPro se lo mettiamo dal punto di vista della qualità, perché anche questo è in grado di fare 5,3K come lo fa GoPro Hero 9, ma qua abbiamo un sensore da un pollice che GoPro Hero 9 non ha. Quindi la gestione della luce l'avete visto nel mio ultimo video, in cui l'ho portato per fare l'intro sul fiume Adda. Cioè, secondo me è una cosa eccezionale. E adesso, prossimamente, nei prossimi giorni, lo vedremo su qua, perché ovviamente ho fatto il test di volo
volo di questo drone della HGLRC e in questo primo test di volo ho montato ISA360 con modulo con sensore da un pollice senza filtri, quindi vedrete la stabilizzazione di questa action cam su un drone da 5 pollici, davvero secondo me una cosa esagerata. Allora, anche qua abbiamo possibilità di sostituire la lente nel caso la dovessimo danneggiare o mettere un filtro ND o le varie possibilità di filtri che ci danno disponibili le varie aziende di terze parti. Ovviamente qua il prezzo sale notevolmente utilizzando questo modulo perché è un livello talmente alto, un po' come GoPro Hero 9, il prezzo è alto, ma se si parte da questa versione con il 4K che è già tanta roba, ragazzi, parliamo di 340-350 euro. E se dovete acquistare un action cam che sia un ISA360, mi raccomando, perché è davvero davvero incredibile secondo me nel suo utilizzo a 360 gradi, sia 360 gradi a livello di video se comprate quel modulo, ma 360 gradi appunto per le possibilità che avete di svilupparla nel tempo e non di avere un action cam che è sempre uguale quando l'andate ad acquistare. Quindi aspettate l'Amazon Prime Day perché in questa giornata Insta farà delle offerte che sicuramente faranno al caso vostro. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato bene come Insta360 ha qualcosa in più rispetto alle altre. Quindi, come vi ho detto all'inizio video, i 5 mesi che la utilizzo l'ho acquistata su Amazon, quindi l'ho pagata, perché l'ho pagata di tasca mia, l'ho acquistando su Amazon, quindi la mia recensione è quello che penso davvero di questa Insta360. Non ho una GoPro Hero 9 per confrontarla, perché dovrei acquistarla ovviamente per averla, però visto il prezzo attualmente non mi sembra il caso. Quindi io vi consiglio questa perché comunque a livello di stabilizzazione, guardate i video che trovate in rete, ce ne tanti che l'hanno fatto il paragone flow state, spettacolo. E poi per il resto, ragazzi, questa scomponibilità e questa duttilità per ogni situazione è davvero incredibile, e soprattutto a 360 gradi poi vi permette di avere dei video e delle cose che nessun altro è in grado di darvi, nessun'altra cam a 360 gradi in grado di darvi, neanche GoPro con la sua 360 gradi in grado di darvi quello che vi dà questa, perché sia a livello di qualità ma che a livello di gestione, creazione di situazioni uniche per quello che è questa action cam, che vi permette davvero di creare cose da condividere che lasciano senza alcun dubbio a bocca aperta. E poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, giusto perché tante volte non viene calcolata Insta360 in queste cose, sono gli accessori. Allora, questo accessorio che io ho utilizzato sulla bicicletta quando sono andato in Trentino è davvero spettacolare. Tante volte si è valutato un accessorio di altre marche, ma sto parlando di accessori di qualità e non di accessori, ovviamente, se si vuole spendere poco si acquistano gli accessori, quelli che trovate su Amazon, super economici, ma ovviamente dipende per cosa li dovete utilizzare. Se volete un prodotto di qualità, anche Insta fa prodotti come accessori davvero incredibili. Questo per moto, che poi io ovviamente ho utilizzato per la bicicletta, perché l'attacco alla fine è quello, ci permette davvero di avere una sicurezza e situazioni di utilizzo incredibili. Cioè, questo è utilizzabile su moto da cross, per intenderci, quindi è in grado di gestire vibrazioni, scossoni, urti, cioè è incredibile per come è costruito. Infatti volevo farvelo vedere perché tanti non ci pensano agli accessori Insta360, ma invece ci sono. Ovviamente non sono tanti come quelli che ha GoPro, ma per quelli che ha sono davvero incredibili. Cioè, guardate questo kit che è davvero super completo. Abbiamo, ragazzi, guardate il supporto per l'aggancio sul manubrio. Cioè, guardate che sventola, cioè anche il peso è una cosa incredibile, perché comunque, come vi ho detto prima, è fatto per essere attaccato su moto, quindi deve avere una resistenza alle vibrazioni, a tutto, alla velocità, ma poi su moto da cross anche, cioè, quindi, e poi ovviamente sulla bicicletta, perché basta collegarlo al manubrio della bicicletta e fa la stessa identica funzione. Ed è una cosa spettacolare, perché poi abbiamo questo supporto che va qua dentro, quindi abbiamo un supporto davvero super utile, perché abbiamo questo snodo che ci permette di andare a regolarlo come vogliamo, e qua sopra un altro snodo, ok, con la vite, cioè poi andando a stringere ovviamente tutto diventa un blocco unico, ed è davvero davvero spettacolare, ragazzi. Se volete acquistare un prodotto per moto, questo è incredibile, perché vi accontenta in ogni situazione. Poi per bicicletta anche, perché comunque io qua ci ho attaccato anche il manico lungo, cioè questo, quando ho fatto con la bicicletta ho utilizzato il modulo a 360 gradi, quindi è bello che il modulo non sia completamente coperto, se no da un lato della videocamera riprende voi o il vostro pezzo.
effetto. Quindi per fare una ripresa più a 360 gradi e avere più visuale possibile, avevo collegato il manico di Insta360, che è comunque un manico di metallo, quello che possiamo utilizzare come selfie, possiamo utilizzare per il bullet time, questa funzione spettacolare che avete visto in tanti miei video, per far girare la Insta360 sopra di noi, crea questo effetto che ci permette di passare da una location all'altra in un attimo, davvero spettacolare. Quindi vedete che avevo creato questo supporto, perché qui andavo a attaccare la mia Insta e avevo la possibilità di avere più visuale intorno a me e non essere coperta quando lo andavo a collegare sulla bicicletta. Poi sempre nella confezione abbiamo tutti i vari supporti possibili, immaginare tutti all'interno della confezione, quindi vedete gli attacchi per il casco, il biadesivo 3M per il casco, un altro attacco per il casco, gli agganci sganci rapidi, le varie viti di fissaggio, altri accessori per fissare quello che vogliamo, cioè davvero incredibile. In più abbiamo questo accessorio che ci fa da prolunga quando andiamo a collegare il supporto al casco, quindi viene una cosa del genere, quindi potremmo avere l'action cam spostata in avanti, quindi avere una ripresa diversa rispetto al fissaggio standard che abbiamo qua sopra, per quello che questo poi è metallo, perché comunque deve resistere all'action cam che è esposta col peso sbilanciato in avanti. Quindi ragazzi, questo era un video perché ci tenevo a farvi vedere come comunque tanti quando sentono GoPro, wow GoPro, ma secondo me ad oggi wow Insta360, perché adesso abbiamo davvero una fotocamera che prima era solo una fotocamera, non era una vera action cam, ma che adesso è una vera action cam in tutto per tutto, ma con tanto tanto di più rispetto a tutte le altre action cam. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se avete una Insta360 One R cosa ne pensate, se avete intenzione di acquistarla adesso quando arriverà il Prime Day con le offerte di Insta, fatemi sapere voi le vostre opinioni, se invece pensate che GoPro sia superiore o meno, scrivetemi tutto qua sotto nei commenti, e ragazzi mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, seguitemi su Instagram per sapere le novità in anteprima e tante cose che porto lì e non porto qua magari su YouTube, e ovviamente però ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!